non c'è serenità nello spogliatoio, anche se questo mio pensiero, questa cosa possibile che sia accaduta, io penso che questo era compito del direttore sportivo, di intervenire, insomma, dice ma che gioco giochiamo. E alla fine arriva Oddo, come il titolo di un film. Mi auguro per lui che faccia bene a Crotone, me lo auguro di tutto, come tifoso, come crotonese, mi auguro che possa fare meglio di quello che ha fatto l'altro allenatore. Senza dubbio Massimo Oddo è stato pure un giocatore di altri club e nazionale e dovrebbe dare qualche cosa di più. Bisogna dare una svolta perché adesso la squadra non stava più dando quello che si pensava che l'impronta dell'allenatore doveva dare, ma era una squadra allo sbaraglio. Infatti l'ultima partita è stato proprio l'emblema che ha portato all'esonero. Noi guardiamo il lato... La parte offensiva, non c'è nessuno all'attacco. Meno male che è uscito fuori questo Firenze che si sta confermando come goleador, però... Secondo me è mancato un po' di spinta da parte dell'allenatore proprio di dare fiducia ai calciatori, perché li vedevo un po' diversi dai soliti anni. Conoscendo alcuni calciatori si vedeva che erano proprio meno pronti ad andare in campo a livello mentale, secondo me, più che altro, perché la voglia in alcuni momenti si vedeva, la voglia di giocare, la voglia di fare. Comunque c'è da mettere mano, caro Presidente, a gennaio, alla riapertura del mercato, a spendere qualche soldino, perché così penso che le cose vanno male. Come allenatore ha fatto una buona chiusura di campionato col Pescara, portandolo ai playoff. Adesso vediamo, no, cosa esce. Veramente come non ha giocato per quello che è la squadra, e adesso non so i motivi per i quali la squadra non girava a dovere. Quindi dobbiamo pensare che ci sia qualcosa di d'altro che oltre la questione tattica, tecnica. Evidentemente lo spogliatoio non era contento. Però abbiamo avuto anche il modo di poterlo vedere in Serie A con la sua prima vittoria fatta in Serie A proprio con l'Udinese, 3-0, che è accostato alla panchina di mister Nicola l'anno scorso. Forse saranno degli intrecci, speriamo che sia di buon auspicio e che con questa squadra almeno di tentare quello che ci eravamo predisposti di fare alla fine, cioè quello di andare in Serie A, speriamo. Perché abbiamo bisogno di punti, se non fa, anziché di andare in A andiamo in C. No, l'augurio mio è quello di andare in A, però... Comunque io la vedo male, perché se la prossima partita, domani mi sembra, contro il Lecce, va male, si va nei bassi fondi della classifica. Quindi diciamo che Oddo è di casa all'uscita. Diciamo che Oddo, si dice che e si può dire che odio e amore, perché parecchie volte ha fatto anche delle dichiarazioni un po' strane su Crotone, che veniva, ammazzava la squadra, faceva quello, faceva quell'altro. Speriamo che adesso vada a ammazzare le altre squadre. Ha fatto il birichino, ma sarà nel carattere dell'allenatore. Quindi io credo che caratterialmente è un allenatore che può dare tanto a questa città e può dare una svolta, perché questa squadra ha bisogno di una buona strigliata, secondo me, perché è vero che l'allenatore ha fatto qualcosa, ma anche la squadra deve darsi una svegliata, perché è impossibile che una squadra che l'anno scorso, lasciando stare che 3-4 elementi sono andati via e che fino all'ultima giornata si poteva salvare in Serie A, sono diventati tutti quanti brocchi da un campionato di Serie A alla Serie B. Quindi qualcosa a priori ci deve essere, la squadra deve anche reagire, deve dare un'impronta positiva su questa situazione che si è creata e sull'esonero di Stroppa e sull'arrivo di Oddo. E per finire, come si dice? Forza Crotone. Sempre Forza Crotone. In bocca al lupo, e concordiamo con quello che ha detto il cugino qua. Forza Crotone sempre, rosso blu. Grande il Crotone. Sempre. Forza Crotone. Sempre. I 3-3. I 3-3. Siamo i Trinità.